Salve a tutti e bentornati dal vostro Luigi Free 85. Su richiesta, su richiesta di eh, alcuni follower, sapendo che io ho fatto ambulanza per sei anni, mi hanno chiesto di parlarne di parlare del volontariato qui a Bologna, come più o meno funzionava all'epoca mia, quindi parliamo mai di un po' di anni fa, però più o meno come dovrebbe funzionare anche oggi. Bene. Di associazioni di volontariato, parlo di volontariato e non solo di dipendenti, parlo di volontariato, ci sono diverse associazioni e a seconda delle associazioni vi è o no la convenzione col 118 emergenza per fare anche attività di emergenza, quindi andare a Sirena e salvare vite umane. Altrimenti si fa semplice trasporto di città. Bene. Che associazioni ci sono? Beh, la più importante forse di tutte è la Croce Rossa o CRI, che sono i guetti pionieri della Croce Rossa. Bene, e c'è l'associazione volontariato anche lì. Poi, ne... Poi ci sono le varie associazioni pubbliche, tipo la pubblica assistenza Croce Crocitalia, dove andavo io, la pubblica assistenza Città di Bologna, che è la gemella della Crocitalia, la pubblica assistenza Croce Azzurra che è però formata solo da dipendenti della Fondazione Catis. La Fondazione Catis racchiude sotto di sé Croce Italia, Pubblica Città di Bologna e Croce Azzurra. Tutte tre le sedi unite insieme si sono unite insieme e hanno creato la Fondazione Catis Ambulanza 5 che per farsi gestire. Nelle prime due ci sono volontari o dipendenti, nella Croce Azzurra solo dipendenti. Poi ci sono altre associazioni tipo Croce del Navile, volontariato, da quello che so io non fanno emergenza. Poi c'è la Croce Verde, che in teoria non dovrebbe fare emergenza perché da quello che mi ricordo non hanno la convenzione, da quello che all'epoca all mia non avevano la convenzione, da quello che mi ricordo, poi se adesso ce l'hanno nel 2018 di questo non ne sono aggiornato. E lì ci sono volontari. E poi penso a qualche dipendente che ci sia, però i suoi sono, sono tutti volontari. Poi c'è la Croce Bianca, eh, che è privata, e poi dopo basta, direi buona, non ce ne sono altre. Poi ovviamente ci sono le ambulanze del 118 che lì si entra per concorso, quindi per andare a lavorare alla 118 direttamente si entra per concorso. Da quello che all'epoca mia funzionava così. Adesso non so come funzioni, però, da quello che sapevo, è per concorso, come funziona l'equipaggio delle ambulanze? Principalmente, ad esempio, nel 118, come in Croce Rossa, c'è l'autista e l'infermiere. Punto. Per quanto riguarda le pubbliche assistenze invece, Tipo la Crocittaglia, come ero io, faccio un esempio quello, o anche la pubblica, funziona diversamente, e cioè c'è una sorta di percorso carriera. Si inizia da bareliere. il bareliere è colui che può fare semplicemente da portatile portantino, cioè colui che conosce bene tutta l'ambulanza, tutti i presidi. Conosce lo zaino, conosce come fare il DAI, conosce... Non li sa usare, però conosce, nel senso, sa più o meno cosa sono e come servono. Ma non li sa usare, non può usarli a meno che non abbia fatto il corso da BLSD e PTC, che quello che si fa quando si diventa soccorritori. Bene, il barelliere si divide in due tipi, di tipo B e di tipo A di tipo B vuol dire che fai solo solamente città, quindi trasporti di città, no emergenza, quindi no emergenza. E fai semplicemente porti la barella, quindi scarichi la barella, porti lo zaino, porti tutti gli utensili che servono al soccorritore di emergenza per salvare una persona. O in caso di trasporti, visto che esistono due tipi di soccorritore, di, di barelliere che come ho detto tipo B non in emergenza, tipo A Può andare anche sulle ambulanze che fanno emergenza, poi c'è fatto questo iter di 20 uscite, 10 uscite adesso non mi ricordo più, firmate su un libretto dal soccorritore di riferimento che è il capo macchina, si fa un corso che è il corso prima parerieri, poi fa il corso, ovviamente tipo B tipo A di pareriere e poi fa il corso da soccorritore di tipo B il soccorritore di tipo B è un barelliere di tipo A, tra virgolette, quindi può fare da barelliere nelle auto di emergenza. Come giusto che sia per poter apprendere l'abilitazione poi a tipo A come soccorritore. Ha il corso di PTC e BLSD, ma non è ancora a un soccorritore d'emergenza, deve fare un iter di 20 o 30 uscite con un soccorritore di tipo A. O un infermiere che funge da soccorritore in quel momento, in emergenza, non solo in città, ma anche in emergenza. Se vuol fare città, allora funge da soccorritore. Quindi, nel caso che il soccorritore di tipo B non vada in emergenza, ma dicono bene. Faccio oggi servizio di tipo B, quindi faccio servizio di auto non in emergenza, quindi trasporto dializzati, tra, tra, eh, trasporto persone da casa a fare delle visite mediche o quant'altro, o trasportini. Allora, in quel caso, funge solo da soccorritore, non in emergenza, ma funge da soccorritore, come è giusto che sia, insieme all'autista e un bareliere, se c'è. Altrimenti se va nelle auto d'uscita, quelle d'emergenza, il soccorritore di tipo B funge da bareliere e va in tra virgolette tirocinio con il soccorritore di tipo A che lo, lo segue nella cura del paziente in caso di emergenza una volta che hanno caricato. Oppure se sono in fase di emergenza il soccorritore di tipo A decide sì, puoi farlo tu al posto mio, segue passo a passo il, il soccorritore di tipo B e gli dice come fare a operare su un'emergenza quelle sono le ore di iter formativo necessarie per crescere la sua esperienza e poi dopo diventare a sua volta soccorritore di tipo A. Una volta soccorritore di tipo A, quindi adibito all'emergenza, quel soccorritore può fare sia città che emergenza e può gestire l'intera ambulanza perché diventa capo macchina e può gestire tutti i presidi presenti sull'automezzo. Sul, sull Bene. Cosa comporta questo? Che un eh, soccorritore tipo A può scegliere anche di fare l'iter formativo di autista, che è di tipo B, quindi non in emergenza, e di tipo A. Stessa cosa, però c'è un vincolo di età. Bisogna avere per iniziare a fare l'iter formativo per autista d'emergenza, quindi tipo B e più di tipo A. Eh, di ambulanza almeno 21 anni di età e 3 anni di patente. Se calcolate che la prendete a 18 anni, 19, 20 e 21 sono già l'età giusta. Dopodiché, però, l'importante è anche un'altra: cosa molto importante è questa, che l'autista deve sapere almeno, non dico a memoria, ma più o meno sì, tutte le strade di Bologna e provincia. Il radiale nel senso dal centro di Bologna tu sai tutte le porte che ci porta San Donato, porta Mazzini, porta Cavaglio porta Castiglione, insomma dove sono, e sapere le vene principali, le arterie principali della città e esattamente anche un'altra cosa, i vari paesini di contorno di provincia. Quindi, se dicono, so, tipo, vai a Bazzano, sai che devi andare da quella parte sulla Bazzanese. Ah, Ozzano delle miglia è dall'altra parte opposta, uh, Castelmaggiore è da, da un'altra parte ancora. Quindi sapere tutte le strade, tutti i vari paesini e quando non si sa una cosa ci si acchiappa il telefono, si legge sul DAMP, che è il computer di bordo che ti fa vedere tutte le notazioni sull'emergenza e ti dà qualche indicazione se c'è un problema attacca al telefono l'autista con la centrale operativa e via telefono si fa indirizzare dalla centrale operativa sul luogo dell'incidente. Oggi come oggi adesso c'è anche la questione del GPS, fai molto prima. Segui il segnale, più o meno c'hai un sorta di satellitare interno, fai prima e si riesce molto, con molta più facilità. L'autista di tipo B cosa fa? Guida le ambulanze non in emergenza. In caso però Ovviamente, che è in iter formativo, può guidare le autoambulanze in emergenza a vuoto, cioè cosa vuol dire all'andata. Cosa vuol dire all'andata e non a ritorno o a vuoto? Si dice quando un'ambulanza è a sirena che parte in andata o a vuoto, è quando praticamente ti arriva il servizio in emergenza e ti devi recare sul luogo dell'intervento e a bordo non c'è il paziente, c'è solo l'equipaggio. Lì l'autista di tipo A che sta istruendo il tipo B sta davanti con l'autista in addestramento, mentre il soccorritore che è capo macchina semmai sta di dietro insieme al barelliere se c'è. Arrivati sul luogo dell'intervento, l'autista di tipo B in automatico diventa una sorta di, tra virgolette, soccorritore e basta, e ausilia, cioè dà una mano, al soccorritore di tipo A, che è, in quel... che è di ruolo, e fa il capo macchina. Quindi alla fine l'ambulanza si ritrova con due soccorritori di tipo A. Perché l'ambulanza a rientro, quindi a carico, quindi col paziente a bordo, non deve essere guidata, dall'autista di tipo B ma ci sono delle vie di eccezione a volte perché spiego sono due guide diverse se sbandi fai una curva fatta di merda così e non hai il paziente a bordo benissimo però però e qui entra l'iter formativo di tipo B quando si è autista di tipo B tu fai trasporti anche di persone con diverse patologie, tipo da qua abbiamo i rizzoli traumatici, con le gambe ingessate e quant'altro. Quindi ti impari, con molta tranquillità, a guidare l'ambulanza in modi diversi, a seconda del paziente che hai, boh. quindi a evitare tutte le buche, a evitare di sobbalzi, a evitare le curve fatte troppo secco, radicchio. Cioè, impari la tecnica di base, che poi ti servirà in emergenza nei rientri con i pazienti a bordo, caso traumatico, incidente, eh, paziente con l'ictus, paziente che ha un trauma eh, o shock, eh, di tutto e di più. A volte capita che quando si è a fine corso di eh, tirocinio di autista di tipo B per tipo A in emergenza, il autista di ruolo possa scegliere di stare davanti con l'autista di tipo B e fargli fare dei rientri a sirena, dicendogli bene, sai che hai un traumatico ad esempio di là e quindi le buche non le deve sentire, come devi guidare lo sai, sì, bene, sai la strada, sai leggere lo stradario da dove ti trovi quando arrivi sul luogo dell'incidente e a ritorno, sì, bene, allora prendi e vai, io ti guardo, non ti dico niente, vai, ma il paziente non deve sentire male, allora lì sta a vedere la bravura dell'autista che sta diventando di tipo A come è, se è bravo, non è bravo e puoi essere abilato. E a quel punto, l'autista di tipo A che è di ruolo, che sta distruendo quello di tipo B, metterà per iscritto sul libretto fatto questo stile di guida approvato, bene, bravo. E poi si sostiene un esame di guida sicura, eh, veloce e operativa e si, soprattutto di guida, di guida sicura, specialmente, poi veloce e operativa si fa sul servizio anche. E dopodiché si è acquisite le competenze per diventare autista di tipo A, dopodiché l'autista è di tipo A e quindi se hai autisti di tipo A e soccorritori di tipo A si può collaborare con il soccorritore in quel giorno che è capomacchina. Se si fanno le lunghissime in caso di dipendenti, io ho fatto il dipendente, durante le lunghissime un turno io facevo l'autista, un turno dopo facevo il soccorritore. Ci si, si girava i ruoli. Giustamente, giustamente era così. Bene, questa è la situazione. Ah, i volontariati di ambulanza non sono retribuiti per i volontari, solo i dipendenti hanno una retribuzione a fine mese. I volontari no. Ci sono alcune attività di volontariato, so, eh, a prescindere dalle ambulanze o meno, so che alcune attività di volontariato hanno una retribuzione parziale, mensile, a un, al volontario, ma non tutte sono così bene, spero di essere stato abbastanza esauriente ovviamente questo è in base all'esperienza che ho, subito, ho avuto io diversi anni fa so che adesso le cose sono molto cambiate quindi io non sono aggiornato chi volesse entrare a far parte di questo mondo a fare il volontariato si informi tramite internet e veda un attimo se fa parte della sua potere, potenzialità fare una cosa del genere ricordatevi che aiutare gli altri non è facile ma è bello perché ti dà tanta soddisfazione salvare le vite umane Detto questo, vi saluto, un bacione, ciao patate!